Sopralluogo questa mattina, martedì 9 gennaio, alla sede della Croce Rossa, sezione di Castellamonte, dove la situazione è critica. Sul posto, oltre ai volontari, sono intervenuti il sindaco Pasquale Mazza, l'assessore Patrizia Addis e il consigliere Alberto Pautasso, nonché il tecnico comunale per visionare la situazione. Ieri sera, intorno alle 20:30, il forte vento ha alzato i pannelli di copertura dell'edificio sede SMAT, ex ASA Acque, che si sono ribaltati sul tetto causando ingenti danni. La struttura è in parte scoperchiata, il piano superiore si è allagato, così come la parte discende la SMAT. Inoltre l'acqua scendeva copiosa all'interno dell'area destinata al ricovero dei mezzi. Le infiltrazioni hanno allagato i locali del centralino e dei dormitori. Il centralino è stato trasferito nell'altro locale, ancora sano. Il timore maggiore è che possa allagarsi anche quest'ultimo, creando seri problemi nella logistica. Ora i tecnici dovranno capire come è necessario muoversi per sistemare la situazione.